I giorni del ricordo, del dolore, della commozione, il periodo dell'anno dedicato a chi non c'è più, che di questi tempi acquista un significato ancora più particolare, un fiore, un pensiero, una preghiera per le 2.559 vittime in Abruzzo di un mostro chiamato Covid. Nei cimiteri si riposa, come da etimologia, dal verbo greco koimao, mettere a giacere. Per chi crede, infatti, c'è l'attesa della risurrezione, del risveglio. Anche quest'anno l'atmosfera è surreale, mascherine, disposizioni anticontagio, distanze e sicurezza, ma nell'intimo di chi fa visita ai propri cari che non ci sono più, il pensiero resta. I cimiteri si colorano di fiori, sulle tombe scivolano lacrime ma anche sorrisi nel ricordare i momenti felici quando i nostri cari c'erano. Il Covid ha tolto la dignità della morte a chi ne è stato vittima con la malattia, la solitudine, la lontananza forzata dei parenti che avrebbero voluto condividere il loro dolore, che questo ponte di ogni santi sia dedicato ad essi, a chi ha combattuto con un nemico invisibile, ostico perché sconosciuto e subdolo. Il pensiero anche solo per un attimo per chi si reca nei cimiteri, forse è proprio per coloro che sono rimasti e non hanno nemmeno potuto piangere i propri morti a causa della pandemia. Stamani siamo stati al cimitero di Chieti, dove sono attivi i controlli in navette e gli uffici resteranno aperti fino al 1° novembre. Il sindaco di Chieti, Ferrara, precisa che il bus navetta farà corsi a ciclo continuo dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. In questi giorni, inoltre, aggiunge, grazie a Teate Servizi e Formule Ambiente, si è provveduto alla pulizia e riassetto dell'aria, che è stata anche fornita di arredi floreali. Sul fronte sicurezza abbiamo fermato i lavori di ripristino di alcune colombaie. Gli interventi riprenderanno il prossimo 3 novembre e al fine che nessun disagio o rischio si manifesti a turbare questi giorni, la Polizia Municipale sovrintenderà i controlli nell'area cimiteriale. Sono stati posti stalli di sosta per i diversamente abili e oltre alle visite, conclude Ferrara, come tutti gli anni il 1° novembre si svolgerà la messa al Sacrario Militare di Chieti, un momento di raccolta per la città e per le celebrazioni legate a questo periodo.